6 squadre, 5 componenti per squadra, 3 uomini e 2 donne che si sfidano in 10 prove estreme. Questi sono i numeri dei V-Games. Il format ricorda un po' quello dei vecchi giochi senza frontiere, ma senza ambientazioni nostalgiche né strizzatine d'occhio al vintage. Il ritmo è quello di un torneo extreme che coniuga alla perfezione il fitness e le ultime tendenze del crossfit con gli aspetti più ludici dei classici giochi in spiaggia. A organizzare l'aspetto puramente sportivo dei giochi al Tropico Med lo staff della palestra Vitality, che ha accompagnato i 30 concorrenti in tutte e 10 le manche dei giochi. È aperto a tutti in realtà, poi magari c'è chi fa degli esercizi di fitness in modo più coordinato perché ci ha abituato, qualcuno un po' meno, però in generale abbiamo cercato di unire appunto giochi divertenti a giochi un po' più tecnici. Questo magari può avvicinare al fitness alcune persone e al gioco altre. L'idea dei V-Games nasce dalla neocostituita associazione Cambiamenti, formata da un gruppo di giovani con la voglia di cambiare il modo di fare entertainment per i ragazzi. Lo scopo già nasce dal nome, Cambiamenti, cambiare qualcosa, invece cerchiamo di fare un qualcosa di diverso, cambiare la mente dei ragazzi. Non facciamo le solite serate, facciamo qualcosa di diverso, facciamo un evento sportivo, in spiaggia, ci divertiamo tutti, facciamo le spiaggia. Alla fine tanto sudore, tanta fatica, ma soprattutto tanto divertimento, sia per i partecipanti sia per i tanti curiosi che hanno seguito i 2 giorni di giochi. A trionfare su tutti il team della Conci Events, che ha sbaragliato la concorrenza. Ci porteremo 2 giorni straordinari, abbiamo passato dei giorni, delle ore veramente fantastiche, abbiamo rafforzato l'uno con l'altro la stima, l'amicizia, e abbiamo scoperto che l'unione fa la forza. Soddisfatti gli organizzatori, che stanno già pensando a una prossima edizione l'estate prossima. Siete arrivati? Primi!